pesciolino. Bene, oggi diventerà pesciolone enorme. Oggi ci evolveremo, oggi renderemo dei piccoli animaletti, dei bestioni. Ho sempre desiderato essere il padre dei cuccioli di dinosauro. Sì. Se volete anche voi un cucciolo di dinosauro e farlo diventare un T-Rex, cliccate un sacco di pollice in su ed iscrivetevi al canale. Andiamo ad evolvere qualche topolino. Un gioco dove evolviamo le cose. Vuoi consentire a Hyper Evolution di tenere traccia dell'evoluzione dell'umanità? Va bene, ok, tanto siamo su... Benvenuti nell'evoluzione da scimmia a... Da pesce a tartaruga, ma come? Ok, io mi chiamo Gigio e voglio diventare Gigio la tartaruga. Ma non dobbiamo essere lenti per questa evoluzione, dobbiamo essere veloci. Ma quindi che cosa dobbiamo mangiare? Pesci? Cioè altri pesci? Sono vegetariano. No, non posso mangiare altri miei simili. Va bene, ok, Gigio, questa è la resa dei conti. Questi pesci ti hanno preso sempre in giro perché sono dei pesci pagliaccio. Scusa. Vai con l'evoluzione. Mangiamo i pesci, mangiamo i pesci. No, ma che cattiveria. Ma che devo mangiare tutti i pesciolini piccolini? Siamo a 8 su 10. Vediamo cosa succede a 10. Sono diventato Nemo. Sono diventato Nemo. Allora davvero sono un pesce pagliaccio. Ok, allora devo mangiare quelli tipo viola. Ma sono velocissimo. Ride avanti di me, eh? Ride bene che ride ultimo. Mi pappo tutte cose. Troppo bello. Mi dice che per diventare una tartaruga devo avere 7 eliche di DNA. Per ora ne posso avere solo uno. Un'altra elica di DNA. Ora vediamo come sono diventato un pesce pagliaccio che fa ancora più ridere. Ora posso mangiare 100 di voi. Ma ragazzi, ma sono diventato un predatore nato. Ma questo non è un pesce pagliaccio, questo è un pesce assassino. Ok, io intanto mangio. Arrivo a 100, fammi arrivare a 100. Certo ragazzi, per evolversi purtroppo si deve lasciare sempre qualcosa indietro. Non pensavo direttamente ai miei figli. Quanti siete qua, bla bla bla. Stavolta voglio esagerare, stavolta voglio diventare ancora più grosso. E per diventare ancora più enorme, 3 pezzi di DNA. 3 pezzi di DNA. Oh. Ma che cos'è questo? Una carpa? Carspita! Sono diventato una specie di carpa! Non lo so, ma devo carpire la situazione. Per carpirla devo mangiare 120 dei miei simili. Io sono cannibale, non ha senso. Ma l'evoluzione è così. L'evoluzione può essere cattiva, può essere crudele. Deve sopravvivere il più forte. E Gigio è il più forte. Ma ora più che Gigio mi posso chiamare Gigione. Sono Gigione, il mangione. Sto mangiando tutti. Ragazzi, mi dovrebbero mandare in tribunale e mi dovrebbero dare l'ergastolo. Non lo so. Ti viene pure a mangiare i propri simili. Me ne basta solo uno, non è importanza. Dai, vediamo quello che diventiamo. Si mangiava i pesci. Ho preso una chiave intanto. Dory, cosa ci fai qui? Non puoi dirmi che adesso ti mangi pure i pesci, i tuoi simili. Ho capito che sei un pesce chirurgo. Tu dovresti salvarli, non dovresti mangiarli. Quanti? Tutti miei, quasi. Eccomi, eccomi, eccomi. Oh, olè. Credo che sia arrivato il momento, dopo milioni e milioni di anni, che siamo una tartaruga e siamo lentissimi, di evolverci in una bellissima tartaruga. Vai! Eccola!
sta arrivando. Oh, ultra mega evoluzione. Sono diventato una sirena. No, aspetta. Che c'entra? Non voglio essere una sirena. Non è il momento di essere una sirena. Poi posso sbloccare una cassa con la mia chiave che ho preso in fondo all'oceano. Grazie Ariel, però non ti dare molte aree. In fondo al mare. Ti prego soldi, ti prego soldi. Soldi, grazie. Va bene, tieniti i tuoi segreti. Non ti voglio più. Creature? Ho sbloccato le creature? Ragazzi, non ci sono solo pesci, ma ci sono anche delle sirene, degli unicorni. E posso comprare anche delle parti per sbloccare la sirena? Fantastico, ok. Ma io dovrei essermi trasformato in una tartaruga. Non è giusto. No, me ne mancano due per la tartaruga. No, non ti azzardare tu. Ora ci sono i pesci più grossi che mi vogliono mangiare. Ora capisco cosa si prova ad essere uno di questi pesciolini qua. Allora dobbiamo stare attenti, signor Gigio. Oh mamma mia, scappa. Sto sudando troppo. Dobbiamo stare attenti. Attenti. Ecco un pesce grosso enorme là. Ecco un altro pesce grosso enorme, ok. È arrivato il momento. Quello che stavamo aspettando. Siamo stati molto lenti, ma saremo ripagati, perché ecco qua che un pesce entra dentro una corazza e diventa una tartaruga. Avevo ragione, è da tartaruga, divento un gecko, ma è bellissimo, come i jellyfish che mi dà 2 di DNA, ok? Trova le brutte meduse. E comunque non ho detto ancora un nome alla mia tartaruga. La chiamerò Jerry. La mia tartaruga Jerry, eccola! 2 pezzi di DNA. Che altri 2 pezzi di DNA? Ne ho visto uno. Jerry diventa sempre più grande. Bellissima. Ora devo trovare. Ma qual è Patrick Stella? E hanno messo i pantaloni Patrick. Non posso mangiare Patrick. Va bene Jerry, andiamo a mangiare Patrick. Ormai ci siamo, mi dispiace per Patrick. Eccolo Patrick, mi dispiace Patrick Stella. Bellissimo. Almeno abbiamo fatto 2 più di evoluzione. Mi dispiace per Patrick, mi dispiace. Ma quindi andando avanti, noi possiamo diventare un gecko, possiamo diventare un dinosauro, possiamo diventare una scimmia, possiamo diventare un essere umano. È finito. Ecco. Beh, ora sì che sono una tartaruga marina. Devo trovare un paguro. Trovo i paguri, li trovo. Scusami, Ciccio Gamer, scusami, non volevo andare contro i tuoi paguri. Una bomba no. Una bomba no. Non sono ancora pronto per le bombe, non è il momento. Anche se c'è una corazza spessa 90 centimetri, ma ancora non sono pronto, dobbiamo stare attenti. E comunque io mi chiamo Jerry, Jerry Scott. Ecco un paguro. No, aspetta, mangiatelo il paguro. No, mangiatelo, mangiatelo. Così ti voglio, mi dà più 2 di evoluzione almeno. Attento, fermo. Ho solo una vita. Ma non posso continuare così. Attento. Attento. Ok. Ok. Io direi che è il momento di fare qualche quiz, eh. Chi vuole essere una scimmia? Non lo so. Tu, io. Livello bonus. Abbiamo 30 secondi per i soldi. Vabbè, questo era scontato. Grazie. Vuoi almeno diventare un gecko? Anche perché sono Jerry. Devo fare le domande giuste. In questo momento le accendiamo. No, 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 aspetta, la bomba non l'accendiamo, grazie, la bomba non l'accendiamo. Jerry, non ti preoccupare, non ti farò mai andare contro una bomba. Però abbiamo bisogno di prendere un pesce palla e dobbiamo palleggiarci. Dov'è il pesce palla? Ok, calma, ragazzi, stiamo andando in un posto veramente che io non ci dovrei andare. Però ci sono, purtroppo ci sono. Dove lo posso trovare il pesce palla? Girati, eccolo! Ti ho visto, no, no, contro la bomba no! Maledetto pesce palla! Aiuto, ho solo una vita. Con calma, fermo. Oh, sta diventando difficile, eh. Qua mi sto iniziando a sudare. Anche se sono nell'acqua. Ma non è che
Jerry si sta trasformando in una tartaruga ninja. Ottimo! Ci siamo! Ci siamo! Ne manca uno! E arriviamo al Gecko! Ed eccomi qua! Questa credo che sia la mia ultima evoluzione di tartaruga, quindi dobbiamo dire addio a questa tartaruga, a questa bella tartaruga! Mi dispiace per te, ma devo... Anzi, ho bisogno... L'evoluzione deve andare avanti. E per andare avanti non devo prendere le bombe. Quindi passo in mezzo alle bombe. L'ho preso, lo sapevo. No, 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 no. Ok. Da, non puoi perdere adesso. Non puoi. Non puoi. Ci sei quasi, due. Adesso ci trasformeremo. Non vivremo più nell'acqua, ma vivremo sulla terraferma. Tremate! Perché il cucciolo di Godzilla sta arrivando! Ed ecco qua, da tartaruga esco dal guscio e divento una lucertola! Che bello! Ora posso mangiare, che schifo! Ma che è quel coso? Ok ragazzi, io direi che questo video su Hyper Evolution lo posso anche concludere qua. Se volete altri episodi, mi raccomando, c'è un sacco di pollice in su ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao!